Il mio segreto di bellezza sono gli ormoni, elisir in pillole. Ci hanno detto froci di merda. Sono quasi 10 anni che ho fatto coming out con la mia famiglia. Non serve neanche darsi la mano, ma basta probabilmente esistere. C'era mio padre che mi diceva: Matteo, ti vuoi sempre complicare la vita, però non... Ok, teniamolo lontano, questo coso strano. Ma ti piacciono le donne? Ti piacciono gli uomini? Cosa ti piace? Sono Federico, ho 25 anni e sono uno studente universitario, studio scienze storiche qua a Genova. Mi chiamo Loic, ho 25 anni, sono del Camerun, sono uno studente di infermieristica all'Università degli Studi di Genova. Sono Alessandro, ho 22 anni e sono uno studente di scienze politiche e relazioni internazionali e sono di Genova. È una bella città. Sono Elia, ho 34 anni e studio psicologia. Vivo a Savona e sono un ragazzo non binario. Sono Federica, ho 28 anni, vivo a Pietra Ligure, sono una ragazza transessuale. Mi chiamo Lorenzo Ubaldo, vivo a Imperia e sono un insegnante di arti marziali cinesi e teatro sociale. Mi chiamo Vanessa, ho 20 anni. E sono di Taggia e in questo momento sto aspettando il bando per incominciare il servizio civile in un centro di aggregazione giovanile. Qui a Genova riesco a vivere la mia identità serenamente adesso perché, nonostante non sia proprio una metropoli, comunque sono riuscito a trovare il mio spazio, anzi i miei spazi. La mia identità la vivo bene, apertamente, lo sanno praticamente tutti, mi sento libero. Devo dire che fin dai tempi più o meno dei primi anni del liceo sono sempre stato molto aperto anche con la mia famiglia, con i miei amici. L'identità è una cosa mia che nessuno mi può toccare, vivo la mia identità in maniera molto naturale e la vivo bene. Sono al 9° mese di testosterone e la difficoltà poi è maggior parte delle volte nella mia testa, perché basta semplicemente spiegare: guarda, sono un ragazzo trans, quindi il nome lo vedi femminile, però se mi parlo al maschile se ho la barba è tutto normale nella norma. Qui a Savona diciamo che la realtà queer non è molto ampia e quindi mi ritrovo spesso a essere da solo nella moltitudine di persone cis ed etero che sono amiche, supportano, ma molte cose non le comprendono. Per me non è stata una scelta, io non ho avuto scelta. Se una persona mi chiede se è orgogliosa di essere una ragazza transessuale, io ti dico no, perché Federica non è solo una ragazza transessuale. Io sono Federica, poi sono una ragazza transessuale, ma io sono Federica. Dopo aver passato praticamente 29 anni e mezzo, quasi 29, aver eliminato dalla mia mente chi io fossi è un processo ancora in corso. Sì, dico, la vivo in modo naturale, però ancora fa strano e alieno essere naturali, quello è. Il tuo corpo cambia, tu devi saper cambiare con lui, devi saperlo guardare con occhi diversi ogni giorno. Ogni giorno non è mai lo stesso rispetto al giorno prima. Ho avuto persone a me vicine, molto care, che mi hanno detto: quindi tu cosa sei? E a me mi è venuto da rispondere, cioè, devo essere per forza qualcosa, devo per forza spiegarvi cosa mi piace e cosa no, o posso semplicemente vivermi l'amore come una cosa libera e innamorarmi di chi voglio, indifferentemente dall'identità di genere sessuale che sia. Ok,
perché l'ho detto prima a mia madre. Sono quasi 10 anni che ho fatto coming out con la mia famiglia. C'è stata una reazione un po' di incredulità, forse lei non se l'aspettava. Essendo una famiglia molto religiosa, dei credenti, ci ho dovuto pensare per un anno prima di fare coming out. E poi con mio padre, che è stato molto tranquillo fin dall'inizio. La mia famiglia ha vissuto con me i momenti caratterizzanti di questo mio percorso e con me li sta affrontando. Accettano quello che sono e mi chiamano con il nome giusto, con i pronomi giusti la maggior parte delle volte, poi ogni tanto si incartano, però va bene così. Quella che ha avuto bisogno di più tempo per aggiustarsi è stata mia nonna, perché ovviamente è una donna di una certa età, però da quando ha conosciuto il mio fidanzato credo voglia più lui come nipote che me, però. C'era mio padre che mi diceva: ma te ti vuoi sempre complicare la vita, però non mi ha mai impedito di fare quello che volevo, quindi a posto. Mia mamma soprattutto è venuta da me la prima volta che ho fatto coming out, se così si può dire, per la mia prima relazione con una ragazza, e mi ha detto: guarda Vanessa, tu sei mia figlia, io ti amo indifferentemente da chi tu possa amare e chi no, l'importante è che questa persona ti faccia stare bene e ti rispetti. Io fin dall'asilo ho ricordi chiarissimi di aver cercato di mettere il grembiule dei maschi o qualsiasi altra cosa più sul mio stile. È sempre stato negato. Ok, io sono Lorenzo, a quanto pare sono orfano, non ho più contatti con loro. Alla fine meglio così, non era una famiglia neanche prima a quel punto, non hanno cresciuto Lorenzo. Quello è. L'unico è mio padre, non l'ha presa particolarmente bene, ha fatto determinate uscite che mi hanno ferito, ma allo stesso tempo io gliel'ho detto: quello che pensi tu sinceramente ha importanza zero, perché è più importante la mia felicità e dovrebbe essere la stessa cosa per te da padre, ma se per te non è così io vado avanti lo stesso per la mia strada, ugualmente. Diciamo che a scuola non ho avuto particolarmente delle problematiche, anche perché ho avuto la fortuna di frequentare un ambiente come l'artistico che sembra essere un po' più aperto in confronto ad altre scuole. Ai primi anni, cioè prima di allora, io ho sempre vissuto preferendo indossare abiti maschili, trovandomi molto più a mio agio con gli abiti maschili. Avevo le mie compagne di scuola che mi inseguivano per le aule, i corridoi, con i trucchi in mano, le gonne, mettiti la gonna, truccati. Alla fine ce l'hanno fatta, fammi truccare, mettere la gonna con il mio stile, per carità, però è durata poco poi alla fine. Sono tornato alle mie origini. Diciamo che la scuola non è stato un periodo semplicissimo, perché ovviamente il periodo dell'adolescenza non è facile per nessuno. Però essere un adolescente e appartenere alla comunità LGBTQIA+ non è facile, ha un elemento di difficoltà in più. Andavo al linguistico, era un contesto prevalentemente femminile. Era un contesto molto dove insomma c'erano molti ragazzi gay, i miei professori anche lo sapevano, perché magari avevo un fidanzato, veniva nella nostra classe, e è stato sì un nido sicuro, ecco, tranquillo. Mi sono dovuto nascondere perché sentivo parlare gli altri delle persone gay negativamente, insultavano ogni tanto. E un giorno mi è capitato un mio compagno che mi fece la domanda di sapere se fossi gay. E mi sono sentito male perché gli ho detto no, ho dovuto negare quello che ero. Soprattutto battute che mi hanno accompagnato per parte degli ultimi anni di liceo, gli ultimi 2 anni di liceo soprattutto.
i classici insulti legati alla comunità, quindi siamo a Genova, buliccio, per dire, era una delle più frequenti. Avevo eliminato, dimenticato, accantonato l'essere Lorenzo. Superiori mi sono sempre trovato molto bene, però il mio nome non l'ho mai fatto utilizzare e cercavo mai di trovarmi in situazioni in cui il mio genere fosse importante. Genere inteso come sono nato, non quello che sono effettivamente. All'università ho vissuto purtroppo nascondendo quello che era la mia vera identità, la mia vera sessualità. All'università sono sempre stato molto onesto sulla mia identità e sul fatto che alla mia identità ho collegato tutta una serie di studi che ho fatto. La mia università prevede la carriera alias, che è un modo per le persone trans di vivere secondo la propria identità e senza dover per forza fare coming out o subire outing dai documenti quando si danno ai professori. Io non posso vivere la mia felicità avendo paura di ferire gli altri, perché io non ferisco nessuno, ferisco solamente me stessa a nascondermi e a mentire a me stessa. E lavoro anche, e sul mio posto di lavoro è un negozio. I miei colleghi del reparto sanno anche del mio orientamento, perché non ho trovato un motivo, diciamo, di nasconderglielo. Alcuni mi dicono non sembri, oppure non me l'aspettavo, però alla fine mi sono sentito accolto, sono accoglienti. Una persona eterosessuale non deve fare coming out a lavoro, non deve dire che è eterosessuale o che ama una persona rispetto a un altro, che ha un'identità rispetto a un'altra identità. Quindi questa è la mia difficoltà, raccontare me stessa a persone che non sanno niente di me, pretendendo che loro capiscano magari cose che neanche io stessa capisco. Forse è più difficile se ci sono delle manifestazioni nel vestiario, negli accessori, perché magari uno fa il cameriere, io alcune volte mettevo lo smalto. Ma sul luogo di lavoro devo ammettere di essere particolarmente fortunato, perché lavorando in Arcigay questo problema non si pone. Il lavoro è la parte più promettente, è quella che mi dà più vibe positive, nel senso che sto ricevendo molto supporto in questo mio percorso, che non è purtroppo in Italia ancora regolamentato dal punto di vista delle aziende private. Se nel pubblico vi è un'attivazione obbligatoria della carriera alias, nel privato non è così, però le persone stanno capendo che io sto provando un disagio nel raccontare una persona che non sono, nel presentarmi per una persona che non sono. Io lavoravo prima di entrare in transizione, quindi ancora non prendevo testosterone né niente, e a un certo punto me ne sono uscito con i miei colleghi, ho detto: guardate, io con il mio nome femminile non mi trovo a mio agio, preferisco essere chiamato Elia. E da quel giorno mi hanno sempre chiamato Elia, parlato al maschile senza aver bisogno di aggiungere spiegazioni. Prima già ero un insegnante di arti marziali tappo e nato sbagliato, non ero il classico uomo grosso, ok? Adesso sono il trans e ci sono degli altri insegnanti di sport, non per forza arti marziali, che vanno in giro a dire quello lì è il trans. Ho perso degli allievi. Sul lavoro molto bene in realtà, perché mi sto ambientando in un centro di aggregazione giovanile che si chiama Stazione Centro, che io reputo, come tanti altri, forse il centro più arcobaleno della provincia di Imperia. That's the only trouble with tennis. Episodio brutto ce ne possono essere invece diversi, appunto perché mi sono svegliato tardi. Ci devo pensare un attimo io. Due ore di tergiversamento per una frase. Ah no, forse sì, una volta, sì. Ero con un ragazzo con cui mi stavo frequentando e stavamo tornando a casa e dei ragazzi hanno urlato dal finestrino, tipo schiamazzando, forse urlando gay, qualcosa del genere.
è stato molto veloce, la macchina è passata e c'è stata una reazione di incredulità perché tra l'altro non ci stavamo neanche dando la mano. Dopo, tornando a casa, forse la sensazione è stata quella di non serve neanche darsi la mano, ma basta probabilmente esistere. Posso dire la parola con F? Frocio? Froci di merda. Eravamo in giro a passeggiare, come lo facciamo praticamente ogni domenica, tenendoci per la mano, e c'erano questi qua che ci guardavano male, e dopo un po' è uscita quella frase, quelle due parole. Mi riconoscevano come persona diversa dal normale, dal binario, da quello che dovrebbe essere. Esistono le persone che ci vedono come magari una malattia o gente da eliminare e questo non va bene. Un episodio ricorrente, penso un po' di tutte le persone della vita, delle persone transessuali, è quello degli occhi puntati addosso della gente, perché non sai come uno sguardo potrebbe guardarti. Uno sguardo può essere felice, di gioia, di emozione, di comprensione, ma uno sguardo può anche ferire come una lama. Un amico di un mio parente mi dice ma perché ti vuoi fare questo? Perché tu comunque sei una bella ragazza, dovresti valorizzare il seno perché hai un bel seno invece di nasconderlo e accettarti così come sei. Bello. Hai capito tutto. Non ci sentivamo a nostro agio nel tenerci per mano, nel baciarci, di esternare il nostro amore per paura di essere presi di mira, di essere additati come persone che non si meritano di vivere all'interno della società e di tornare magari anche a volte a casa con un occhio nero. La cosa più bella che mi è capitata è stata quando ho presentato Enzo alla mia famiglia, Enzo il mio fidanzato, e vedere la reazione positiva delle persone che appunto fanno parte della mia famiglia è stata una delle cose più belle che io abbia mai provato in vita mia. Un episodio bello, a dire la verità, per me è tutti i giorni quando mi sguardo allo specchio e noto che comunque la barba sta salendo. Il primo giorno di terapia ormonale. Innanzitutto perché era un cambio di rotta, era quello che sognavo da 10 anni. Un bel ricordo che ho qua è stato mesi fa, quando era venuto a trovare il mio ragazzo. Eravamo in stazione, abbracciati, e era un momento molto intenso. Poi, quando se n'è andato, mi si è avvicinata una ragazza, direi di 30 anni, 35 anni, mi chiese se fosse il mio ragazzo e disse sì, e era abbastanza, io ho percepito una luce nei suoi occhi, era contenta per noi, felice, perché magari nei suoi tempi sono cose che non si potevano fare. L'anno prossimo io e il mio compagno abbiamo deciso di sposarci, quindi abbiamo insomma fissato già la data. Magari un giorno vorrei potermi sposare, avere una mia famiglia e con l'uomo che amo. Mi rendo conto che rispetto ad altri paesi, anche vicini dell'Europa, l'Italia è sempre un po' più restia, più ostica.
Io sono molto ottimista verso il futuro. Io credo molto nelle nuove generazioni perché i ragazzi più piccoli mi stanno dando prova che c'è speranza. Se è pur vero che con le nuove generazioni la mentalità si sta ampliando e questi temi vengono sempre più a galla, sempre più discussi, sempre più accettati e compresi, è anche vero che non è mai detto che un diritto sia per sempre. Io vedo i millennial come l'ultima generazione a tenere la porta, a tenere la guardia contro l'arretratezza per lasciare strada a Gen Z, a Gen Alpha. Ci vedo come gli ultimi. E mi piacerebbe che a tutti gli effetti ci unissimo, diventassimo una famiglia e combattessimo insieme per la stessa causa, l'amore. Ricordarmi che non sono solo, che c'è non solo una comunità, ma anche i miei amici, la mia famiglia che mi possono sostenere, per me è stato fondamentale. Quindi, ecco, ricordarsi che c'è un mondo attorno. E quindi anche se sembra di essere soli al mondo, in realtà non è così. E che la transizione non è una montagna inscalabile, magari è una cosa che può essere lenta, un percorso lento, ma le scale ci sono e gli amici anche. Ama te stesso, non sei sbagliato, non vergognarti per quello che provi. Liberarsi però senza sentirsi forzato dalla società, dagli altri che magari hanno fatto coming out prima. Accettati soprattutto, perché quello è un passo molto importante. Ascoltarsi e poi dopo mettersi in mezzo agli altri. Buttarsi, rischiare, perdere tutto ciò che si deve perdere, perché adesso siamo tanti e siamo più uniti e ci sappiamo trovare. Non abbiamo più bisogno di nasconderci. Non siamo degli alieni, non arriviamo da un altro pianeta, non siamo sbagliati, l'amore non è sbagliato, quindi esponiamoci per i nostri diritti, quello tanto mi viene da dire. Uniamoci e combattiamo questa, chiamiamola guerra, in maniera un po' brutta insieme.